Bella a tutti ragazzi, io sono Valerio e oggi siamo nella recensione dell'episodio 115 di Dragon Ball Super. Ragazzi, io e Francesco stiamo avendo dei problemi con questo canale, in fatto di che praticamente i video ce li stanno alcuni eliminando per il copyright e vari problemi. Adesso non sappiamo cosa fare, ma per ora continuiamo come se nulla fosse. E quindi andiamo alla vera recensione dell'episodio di oggi. Ragazzi, non so che titolo avrò messo, se vi avrò spoilerato o no. Ma lo vedremo un po' nel susseguirsi di questo episodio. Diciamo farò una recensione abbastanza veloce perché questo episodio veramente non c'è niente da dire. Lo dico sempre, però vengono di 10 minuti video. Però questo episodio veramente c'è poco da vedere, tranne alla fine. E soprattutto ci viene un po' spiegata la situazione di Potara, che era stata messa in pausa allo scorso episodio, dove non si era capito, c'era gente che diceva non si possono usare, c'è gente che dice si possono usare. Io per esempio ho visto quello di Caverna di Platone e giustamente dice che si possono usare i Potara, dato che gli strumenti non è stato detto da nessuna parte che sono stati proibiti. Però ovviamente quello che vuole Zeno si fa, quindi le regole si possono anche cambiare nel corso di tutto il combattimento. Però partiamo dal principio. Inizialmente vediamo questo personaggio. Dice di chiamarsi Kiyoshi Ikawa e praticamente ci fa un'introduzione a quello che succederà nell'episodio e ci fa tipo da conduttore esterno alle faccende che stiamo per vedere. Ed è una cosa abbastanza interessante perché ragazzi, questo Kiyoshi Ikawa esiste veramente. Ed è il cantante della seconda opening di Dragon Ball Super, cioè quella del Torneo del Potere. E quindi diciamo è stata fatta un'onorificenza a questo personaggio che comunque ha dato la voce per creare questa fantastica sigla, a mio avviso. E quindi dai, mi è piaciuto abbastanza. Poi vediamo Goku che combatte con Kefla e si tirano i pugni, si tirano i pugni. E Kefla dice sono fortissima, infatti in certi casi sbaglia e Goku riesce comunque a andargli sopra di energia e riesce anche a colpirla. Però ovviamente Kefla è molto più forte e quindi diciamo quasi quasi lo sovrasta, per non dire che lo sovrasta del tutto, ma a questo ci arriviamo dopo. Poi parte questo discorso iniziato da Beerus che dice a Ciampa no, i Potara sono sleali, non li puoi usare e in sottofondo si sentono gli Zeno che dicono Potara, Potara! E il Daishinkan dice ok, a Zeno piace, i Potara si possono utilizzare. I razzi, siamo in Corea? E il Daishinkan dice che a questo punto i Potara si possono utilizzare. E infatti Beerus dice adesso li utilizziamo anche noi e tutti gli universi, no vabbè, noi non li utilizziamo perché Whis ci fa presente una cosa, che con i Potara due combattenti che possono essere preziosi per vincere in base al numero dei combattenti rimasti diventerebbe solo uno e quindi diciamo anche se riuscisse a buttare gli altri concorrenti ma comunque avrebbero perso un combattente in ambito numerico e quindi Beerus ci toglie mano a questi Potara. Invece l'universo 2 dice, vabbè, non utilizziamo i Potara, e infatti lancia dei Potara a due combattenti che non hanno nemmeno il tempo di metterli perché Caulifla se li dà davanti perché vuole sconfiggere Goku. E questi Potara, diciamo, si distruggono. E questo ci fa capire che comunque i Potara quindi si possono utilizzare. Il dare i Potara dagli spalti ai combattenti non viene inteso come un interagire col combattimento e quindi con l'espulsione, e diciamo ci viene un po' spiegato. Alla fine, volendo, se si trovassero in difficoltà, il Kaioshin dice che potrebbero dare i Potara per far fondere numero 17 e numero 18, dato che sono gemelli e quindi riuscirebbero a trovare veramente un equilibrio e una potenza che non riuscirebbero a trovare altri combattenti con questo tipo di fusione. Però ovviamente poi parte quel discorso che non converrebbe e infatti non prendono in considerazione per ora di far fondere due combattenti del settimo universo, ma secondo me, ragazzi, poco ci manca. Dopodiché Kefla attacca molto prepotentemente Goku, che all'ennesimo colpo subito, dom, si trasforma in Super Saiyan Blue. E Kefla ovviamente dice, sei diventato più forte, divento più forte anch'io. Super Saiyan Kefla, che veramente si sente anche negli spalti, da tutte le parti, e praticamente si alza un polverone enorme in tutta l'arena di battaglia. Dato che questo combattente è veramente, veramente forte.
Dopodiché vediamo Vegeta alle prese con Toppo e comunque praticamente Vegeta non sta attento al combattimento con Toppo, ma più che altro sta attento al combattimento di Kakarot. E infatti come vediamo qui si fa prendere alle spalle, però alla fine si riesce anche lui a dimenare e quindi riesce a togliersi dalle grinfie di Toppo. Dopodiché tutta questa potenza di Kefla Super Saiyan si fa sentire e infatti Goku ha bisogno di aggiungere il Kaioken al suo Super Saiyan Blue, che in un primo momento sortisce veramente un effetto fantastico. Infatti, come vedete qua, riesce a dargli un colpo veramente pesante a Kefla. Ma non avendo energie, non riesce a reggerlo. E con un singolo colpo di Kefla, abbastanza anche innocuo e debole, va a terra. E qui, ragazzi, Kefla dice che è stato un combattimento abbastanza interessante, ma voleva un combattimento più lungo, si aspettava un combattimento più intenso. E quindi per finirlo gli lancia tipo un 6 sfere. Mentre queste sfere stanno per arrivare, Goku si alza e ancora con gli occhi nell'ombra dei suoi capelli sprigiona un'aura e con una precisione da Goku ultra istinto devia queste sfere e dietro di lui si crea questa esplosione grandissima con lui che sprigiona questa per ora piccola aura di Ultra Istinto, che poi, come vedete qua, si trasformerà nel vero Ultra Istinto di Goku, che ritorna dopo essere stato praticamente sconfitto. E infatti, dopodiché, Kefla dice: "No, vabbè, dai, la voglio finire", gli lancia altre 6 sfere e lui le schiva tipo proiettili di Matrix, quindi fa così e la sfera gli passa a fianco, una cosa veramente fantastica. E anche Whis si stupisce perché non pensava veramente che sarebbe riuscito a riprendere quella forma, come credo nessuno qui. Però già questo ci fa capire che questo Ultra Istinto si trasformerà in qualcosa di più potente, ovvero la forma rossa che vediamo nella opening. Io comunque continuo a credere che l'Ultra Istinto non è la forma finale, dato che con questo non credo che riuscirà a sconfiggere Jiren. E l'episodio finisce con questa immagine. Ragazzi, vi aspettate adesso delle anticipazioni? Oggi non ve le darò. Vi lascerò con il fiato sul collo, se volete andatele a vedere sulla pagina di Dragon Ball Super Italia e soprattutto seguiteli sul loro canale Telegram dove caricano il video integrale verso le 8 di domenica. Io prendo sempre gli episodi da loro e li ringrazio veramente per il lavoro che fanno per noi. Saprete quello che succederà nel prossimo episodio, la prossima settimana, con una mia recensione, o guardandovi voi stessi l'episodio e magari andando a vedere la mia recensione solo per vedere cosa ne penso di questo episodio. Ragazzi, in generale questo episodio è stato veramente bellissimo, disegni all'altezza dello standard che si sta mantenendo per ora, ma musiche veramente di un gradino superiore. Ci sono delle musiche in questo episodio fantastiche che non si erano veramente quasi mai viste in nessuna puntata di Dragon Ball Super, tranne quando vediamo Trunks uccidere Zamasu. Quello veramente è il momento, secondo me, di musiche di Dragon Ball più alto che si possa raggiungere. Però questo ci è andato veramente molto vicino. Quindi io vi esorto a seguirci sia su Facebook, sia sul nostro blog, e sia ovviamente su questo canale YouTube. E aspettatevi nuovi video e nuove mie recensioni ogni settimana. Ciao!